Si veniva qui verso la fine del castello, c'era una scala che saliva dalla torretta, sì. Si poteva venire, vedere più il paese, la vallata. Mio bisnonno, mio nonno e i fiori che saria mio papà e saria mio zio, per più di 100 anni gli ha stati amministratori del Conte Trapp. La leggenda che mi ha sempre contato che sti anni qui che si sposeva e deportiva in castello 3-4 notti, 3-4 giorni, non so, che dopo i sabatudi gli stai assediati per 7 anni e gli ha detto per 7 anni che se mi stai per 7 che staremo viva il castel Besin. Mi ricordo alcune delle feste che ho fatto ai castelli, alla piazza. E lì c'era un albero, insomma, una pianta. L'albero della cucagna. Sì, ma il castello non l'ho mai visto, Mina. No. Facevano le feste, i concerti. Siccome io avevo due zii che suonavano nella banda, quando facevano queste feste mi portavano, mettiamo il 32, il 35. Era la banda che era sempre tipo vecchio, non che ci sia stato, e gli balliva e mangiava. Infatti sono stato su mi, c'era un paio di mesi, ho guardato dentro il castello, dentro la piazza, di guarda chi quando c'è più le feste. Finché la tenuto lui, l'ha sempre tenuto bene perché lo pascoleva E e lo no, taglieva, sì, sì. era dentro un muccio di fema, allora era dentro, in fema, Noi insomma. mantenive una bestia, anche a 25 slitte di feno, noi infatti ancora il castello. E taglieva le rame in castello perché era in Oseveri, che era dentro le piante, tutti gli anni dormita dalle parti della slitta, insomma, ne mantenive una bestia, una vacca e una capra. E ne ha tolto il castello, ora era la porta aperta, ora era serrata, e ne va dentro e i vandali che è sempre stati, tirava su muri, tirava su travi, tirava su tutto quel che Addirittura tirare sui capiteva. travi, no? Uno da Pesonella è stato morto. Ascoltate tutti quanti la gran storia di Pierina, una bella ragazzina delle ricchezze in quantità. Ed essendo ricca e bella, dagli amanti era amata e da tutti era stimata la miglior della città. L'era sempre tedesca in generale e batteva con insassa la porta perché la porta era tutta in ferro sì, e veniva da verso della porta e quella signora proprio che la neva su alle 4 stagioni l'era tedesca, qualche parola che diceva che era pericolo nassù, insomma, la si acciappata a zizomli, ai rami per nassù e la si tira fuori l'anel dalle mani. Ho voltato tutti i sassi e tutti i copi che era lì. Mi non so che busche le na.